Questa situazione è stata raccontata anche dal giornale già all'inizio, diverse settimane fa. Che si potesse fare qualcosa di più e di meglio, vabbè, tutte le cose con il senno di poi si può sempre fare di più e di meglio. È vero che all'ospedale di Alzano c'è stata qualche criticità, è vero che questa emergenza del Covid-19 non è stata compresa subito e quindi un paio di pazienti sono stati messi in alcuni reparti che poi hanno iniziato il contagio a macchia di leopardo, dopodiché secondo me bisogna anche tornare da quando effettivamente il coronavirus circola in Italia. Certamente non circola dal 21 febbraio, circolava anche diverse settimane prima, come ci dicono gli esperti. In un piccolo ospedale di provincia, quando non è ancora stato lanciato un allarme su vasta scala, mi si presenta un paziente anziano con la febbre che ha la polmonite, l'allarme coronavirus, non è ancora stato lanciato in questa maniera. Certo, si poteva fare di più e meglio, ma non starei a gettare delle croci così pesanti su quanto è successo lì. Lì dopo si doveva intervenire invece rapidamente con la questione della zona rossa. Io adesso non so se sia stata la politica, se sia stata l'economia, se sia stata la mancanza di buonsenso, non lo so, ci sarà tempo per scoprirlo e per attribuire a ciascuno le proprie responsabilità. Il non aver attivato una zona rossa lì dopo pochi giorni, quando si capiva che l'andamento dell'infezione era massiccio, perlomeno uguale a quello dell'Odigiano, quello è stato un errore imperdonabile. Parliamo di una zona particolarmente produttiva, con molte imprese presenti Sempre nel quello. mondo. A Bergamo c'è il Certo. terzo aeroporto italiano, dove passano 13-14 milioni di passeggeri l'anno, e in quella zona specifica e comunque nella provincia di Bergamo, parliamo di una provincia anziana e di una provincia giovane. Quindi